Eivor, hai una brutta cera. Eivor, ci hai portato dei tesori? Sono tornato con una... Preso niente? Non oggi. I pesci non abboccano. Ci sono troppe barche che agitano l'acqua. Mi manca la pazienza per la pesca. Credo che avrei più fortuna con l'arco. Tirare frecce ai pesci? Può funzionare. Sono tornato con una barca e una ciurma. Sono i tesori più grandi. Quelli non contano. Ti serve l'argento e i gioielli. Zitto, Rolf! Tu che ne sai? Non hai mai fatto razzie. Tu stai zitto! Salute, Eivor. Salute. Se vuoi, te ne procuro. Grazie per questo scambio. È tutto? Devo andare adesso. Ci vediamo. Chi ha voglia di farsi una bevuta con me? Ehi, Tecla, cosa prepari? Alvis dice che la ricetta è troppo forte. Pensi che reggerai qualche giro? Sei un po' sugli stivali. Di poter bere quanto me? Rivali, non abbatterti. Molti di questi panfaroni sarebbero già fradici o gambe all'aria. Venite a bere, ci sarà da... Ehi, Tecla, cosa prepari? Alvis dice che la ricetta è troppo... Odino, nel mio corpo scorre idromele. Che bella bevuta! Ben fatto! Che bevuta! Bravo! Chi ha voglia di farsi una bevuta con me?
Questa terra non può prosperare se i clan si combattono a vicenda. Guarda un po' chi c'è! Ti eserciti con le parole, Alvis? Ah, Eivor! L'unica bocca in tutta Midgard in grado di schernirmi. Mi hai insegnato tu l'arte della poesia, amico mio. Presto l'allievo supererà il maestro. Che ne dici di un'altra lezione, allora? Canzoniamo, qui e ora. Cosa mi rispondi? Dai, canzoniamo. Mi piace sempre giocarmi qualche moneta. Solitamente chi ama canzonare ha uguale passione per le scommesse. Ma oggi eviteremo. Forza, iniziamo! Sono pronto. Se vuoi canzonar, poni molta attenzione all'accento e al ritmo di ogni espressione. Il suono e la rima poi non devi scordare. Con tutti i tuoi insegnamenti non farò che trionfare. No. La rima è buona, ma troppe parole interrompono il ritmo. E ora passiamo ai contenuti. Devi essere tagliente, insultare un po' a braccio. Ma rimani nel tema, non rimare a casaccio. Se dicessi che tu sei ottuso e banale... Io ti spezzo le ossa e la spina dorsale. Non male, non male. C'è la rima e c'è anche l'assonanza, ma... Il mio verso era piuttosto sciocco mentre tu hai minacciato di uccidermi. A volte forse è meglio rimanere in tema. Tienilo sempre presente. Ultima prova. Va, domina il mondo a suon di poesia. Sii rapido e scaltro ovunque tu sia. Un giorno vedrò i tuoi grandi progressi. E sfidandomi avrai solo grandi insuccessi. Sì, perfetto! Con questo verso mi avresti distrutto. Hai ancora molto da imparare, ma confido che col tempo apprenderai ogni cosa. È stato un piacere insegnarti. Torna da me quando vuoi. Forse lo farò. Grazie, Alvis. Non ho vinto per tutto il giorno, quindi le cose devono cambiare. Orlog, ci sono giocatori. Dai, siediti, i dadi non rotolano da soli. Va bene, giochiamo. Sono piuttosto bravo, non dire che non lo sapevi. Molto bene.
Interessante. Hai vinto. Che sfortuna. Riproviamo? Non ho ancora finito. Cominciamo. Molto bene. Thank you.
te ne pare. Ci hai almeno provato. Non può essere. Ti sfido un'altra partita. Ne ho avuto abbastanza. Ehi, morso di lupo! Bentornato! Gunnar, ho qui qualcosa che dovresti vedere. Per il tuono di Thor! È l'ascia di tuo padre? Non vedo questa bellezza da molto tempo. Ho forgiato quest'arma anni fa. È ancora buona. Ne vado piuttosto fiero. La sua lama è smussata, ma ha un buon fendente. Puoi affilarla? Posso darti una lama migliore e rinforzare il manico. E fortuna vuole che abbia un lingotto pronto per il lavoro. Ne sei sicuro? Il fato ha voluto così. Ma in futuro dovrai portarmi tu i lingotti. Le armi non si forgiano dal nulla. Ecco fatto. Qualcos'altro? Tu come stai, Gunnar? Tieni duro? Il lavoro c'è e il mio spirito è forte, ma le notti sono più fredde. La mia donna mi ha lasciato, l'hai saputo? Sì, mi dispiace molto. Da quanto eravate insieme? 5 settimane. 5 settimane di passione. Ma ormai è finita. Troverò mai la mia Brunilde? Le Valchirie non calcano queste terre come un tempo. Dovresti pensare meno in grande. Tu credi? Amico mio, guarda la mia merce, le mie armi. Io sono un uomo che mira solo alla perfezione. Serve nient'altro? Per ora è tutto. Torna quando vuoi, Eivor. Se ne vuoi. Ti serve altro?
Devo andare, alla prossima. Venite a bere! Ci sarà da divertirsi! Chi ha voglia di udire una storia? A chi interessa un racconto sugli dèi? Da sempre esiste la guerra, persino tra gli dèi. Svend, hai disegnato nuovi tatuaggi? Sì, qualcuno. Fammi dare un'occhiata. Fa pure. Bene, c'è qualcos'altro? Fammi dare un'occhiata. Fa pure. Ottimo. Ti serve altro? Ci vediamo, Svend. Sì. Ehi, puoi indicarmi un buon terreno di caccia? Potrei. Ma ci sono già troppi arcieri rumorosi che spaventano le mie prede. Portami 3 corna di cervo per provare la tua abilità. E poi potremo parlare. Una degna sfida. Ritornerò presto. Avranno finito. Se hai altro da fare, ti consiglio di farlo adesso. Lasciamo che si calmi un po'. Potrei prima parlare con Valka e togliermi questo peso. Il re non va da nessuna parte. Ehi!
Cavidem? Madre puttana! Amuram. Amuram. Valka. Zitto. Mi serve silenzio per ascoltare la natura. Amuram. Amuram. Svala. Lei offre lodi e viene accolta. Restate ascolto al mio richiamo, o antichi, grande Odino. Grande Freya, io vi rendo grazie per il vostro Seidr. Lei rende grazie ed è benedetta. Eivor, ne è passato di tempo. Cosa ti spinge a farmi visita? Sono qui per un responso, su una questione privata. Vieni. Come sta tua madre? La sua mente è confusa. Parla agli spiriti. Temo che sia il suo ultimo inverno. Ma sono con lei. Adesso, dimmi perché sei qui. Ho avuto una visione. Molto potente. Forse è stata la furia della battaglia. O un delirio causato dal freddo, ma... Prova a descrivermela. Dopo 17 anni... ho rivisto l'ascia di mio padre. Non appena l'ho toccata, è iniziata la visione. C'era un lupo. Era feroce, ululava. E poi una figura. Un vecchio ammantato. Con un occhio solo. Voleva che lo seguissi. Ah, il Supremo. Ti chiama a sé. Forse desidera parlare con te. Farti avere un messaggio. Solo il Seidr può aiutarti a vedere con chiarezza e contribuire a sciogliere i fili annodati nella tua mente. Non ci vorrà molto. Cosa prepari? Un elisir per liberare il tuo Ugr e sciogliere i tuoi pensieri. Grazie ad esso, entrerai in una sorta di dormiveglia e viaggerai nelle terre del sogno. Ciò che vedrai potrebbe disorientarti, ma devi tentare di ricordare ogni cosa. Bevi. Se cerchi la vera comprensione.
Non ho visto niente, Valka. È tutto inutile. Avi! 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 Sono nel mondo dei morti. Sigurd. Sigurd, fratello. Quando sei arrivato? Dove sono? Fratello! Che significa? Non c'era alcuna alternativa, Avi! Il destino è segnato! Sigurd! Non dovevi essere tu, Avi. Calma, Eivor. Sono Valka. Sono qui. Per gli dèi, pensavo di... Che cos'era? Raccontami tutto. Ero su una montagna, in una violenta bufera. E salivo verso la vetta. Stavo seguendo un lupo. Il lupo bramava la mia attenzione, come a chiedermi di seguirlo. Tu sei il morso di lupo e porterai il suo marchio a vita. In questo caso rappresenta la tua ambizione o la tua paura. Ho visto Odino e le norne che tessevano i fili del fato. Mi osservavano. Non solo. Ti mostravano la via da seguire, nella vita, nel futuro, ciò che ti attende e dove ti condurrà. Ho visto le porte della sala degli eroi caduti di Odino. Si sono aperte per me. Ombre del Valhalla, a cui tu sei destinato. Non so cos'altro dire. I miei ricordi sono vaghi, confusi. Hai raggiunto la vetta della montagna? L'ho raggiunta, sì. Ho trovato Sigurd, ferito, sofferente. Era senza un braccio. Poi il lupo è riapparso, grande come un drago, mostruoso, orribile. Ha cominciato a fissarmi e mi è saltato addosso. Poi più niente.
Gli dèi sono con te, Eivor. Lo sono da sempre. Conquisterai la tua gloria e avrai il tuo posto nel Valhalla. Ma questi presagi sono anche funesti. Il braccio mancante, tutto quel sangue, la bestia. Tu tradirai tuo fratello Sigurd. È questo il significato della visione. Non può essere. Io non tradirei mai Sigurd. È mio fratello, la mia famiglia. Le Norne hanno parlato e il loro messaggio è questo. No, ti sbagli. Hai frainteso la visione. Non è possibile. Tu tradirai Sigurd. Odino si è opposto al suo fato. Lo farò anch'io. Bevuta con me. Ora avranno finito. Il re ha chiesto il suo idromele migliore, dunque il colloquio è finito. Credo che tu possa entrare. Sono pronto per la tempesta. Parlerò con il re. Com'erna! Eccellente, re Styrbjörn. Farò avere questa proposta a mio nipote. Credo che ne coglierà la saggezza. Bene. È quanto voglio sperare. Che i... Che i venti ti siano favorevoli, Guthorm. Nevor, vieni avanti e spiegami chiaramente perché hai voluto disobbedire ai miei ordini. Puoi sfidarmi? Non intendo sfidarti, re. Intendo solo spronarti contro i tuoi nemici e la tua mancanza di giudizio. Tu non sai niente del mio giudizio. Né dei miei piani o delle mie strategie. Sigurd mi darebbe ragione. Forse darebbe ragione a te, ma poi ubbidirebbe a me. Conosce le regole. Ma conosce ancor meglio suo padre. Immagina di essere assediato da un nemico che ha molti più guerrieri dei tuoi. Cosa ci guadagneresti dichiarandogli guerra? Non sarebbe forse meglio essere discreti e ottenere alleanze tramite la diplomazia? In attesa del giorno in cui i valori in campo cambieranno e la tua vittoria sarà garantita. Stiamo parlando di alleanze reali? O è solo la tua scusa per non agire? La tua arroganza ti rende così cieco all'evidenza, Eivor. Sono giorni e notti che io stringo alleanze con i clan del Nord. Molto presto potrai conoscere i frutti dei miei sforzi. Solo allora capirai. È tutto?
Sono senza parole, Eivor. Quando ti ho preso con me non mi sarei aspettato un tale affronto da parte del figlio di Varin. Tuo padre era un bravo uomo, giusto e sempre leale. È morto da eroe perché sopravvivessimo. È morto da codardo, mio signore. Non farò la stessa fine. Perché porti con te un fardello così inutile? Liberati! Pensa solo ai giorni a venire, al nostro futuro, a tutte le vittorie in vista. Il mio onore è stato macchiato. Finché non avrò lavato l'onta, non avrò pace. Mi rifiuto di riaprire quella ferita. Ma se esiste qualcosa che può aiutarti a scacciare quelle ombre dal tuo cuore... Sigurd è arrivato! Giù al molo, c'è la sua nave! Piano con quella. Eivor! Sigurd! Ma guardati, Drengor furioso! Hai combattuto senza di me? Ah, e tu, vichingo speziato! Nella tua barba sento puzza di 10 regni diversi. Ed è solo l'inizio. Randvi, mia cara moglie, tuo marito ritorna... doni e ricchezze per tutti. E con nuovi amici. Esatto. Asim e Hitam. Li ho incontrati a Miklagard e mi hanno svelato antichi segreti. Siamo grati a Sigurd per il suo invito e ansiosi di rendere omaggio al vostro re. Mio fratello è sempre molto attento alle sue compagnie. Se potete stargli a fianco in Columi, gli piacete? Ah, Eivor. Riprenderemo le presentazioni dopo che avremo mangiato. Andrò da mio padre a riferire del mio viaggio. Questa mattina abbiamo incrociato una nave di mercanti. Hanno detto che il morso di lupo era prigioniero di Chiotve. Hanno tralasciato il finale. Ho ucciso i miei rapitori e recuperato la ciurma. E per questo tuo padre mi ha rimproverato. Tu sai come la penso, fratello. Solo la guerra può scacciare Chiotve da queste terre. Ma il re non è d'accordo. Lo so. Mio padre pensa troppo e agisce poco. Ma da oggi non più. Te lo prometto. A breve il nome Chiotve lo spietato non sarà che un'imprecazione pronunciata dagli ubriaconi. Figlio mio! Bentornato! Ah, padre... Questa sera dobbiamo celebrare il tuo ritorno, Sigurd. Le tavole sono imbandite con orzo e agnello, pane e idromele. Va più che bene, ti prego. Non voglio niente che non offriresti a un servo. Lascia che sia io a onorarti. Porto doni e storie da terre lontane. Dopo 2 inverni di viaggio ne ho in abbondanza. Molto bene, molto bene. Vieni dentro. E quando saremo sazi e soddisfatti, padre, parleremo di Chiotve e del suo clan e di come metteremo fine al loro terrore per sempre. Ci ha tormentati troppo a lungo. Non ha fatto che umiliarci. Io lo so bene. E anche Eivor. Deve finire, ora. Sì, certo. Quando sarà il momento. In Russia abbiamo navigato e razziato lungo il fiume Volga, sotto piogge di lance di tribù sfuggenti. A Miklagard abbiamo visto uomini coperti di ricchezze vivide come il Bifrost, di cui ci siamo impossessati, ovviamente. Abbiamo visto Roma, poi l'Africa. Vasti oceani di sabbia, guerrieri di ogni colore, meraviglie tali da accecare. E ora sono tornato.
con ricchezze e gloria da condividere con la mia famiglia, i miei amici, i miei Drengr. Prendete ciò che volete dai miei averi, poiché questo è solo un assaggio di ciò che verrà. Domani il clan del Corvo rinascerà. Skål, Sigurd! Skål! E tu, Eivor, vieni. Ho qualcosa di speciale per te. Tu sei Basim. Che buona memoria. E non hai idromele. Posso rimediare? Sigurd mi ha parlato molto di te in viaggio. Sei il suo braccio destro e un grande guerriero. È un onore conoscerti. Anche per me, Basim. Dove hai incontrato mio fratello? È giunto a Costantinopoli mesi fa per fare una sosta e rifornirsi, diceva. Ma non gli ho creduto. Gli uomini con quella luce negli occhi hanno sempre grandi mire. Credo volesse razziare Santa Sofia. Molto probabile. Non ti annoierò con i dettagli del nostro incontro, ma tuo fratello mi ha colpito sin da subito. C'era qualcosa in lui che mi affascinava, come se all'improvviso fosse riaffiorato il ricordo di una antica amicizia. Tende a fare quell'effetto. Divertiti, Basim. Ho pensato a lungo a un dono degno di te. Hai stimolato la mia curiosità, fratello. Cos'è? Non ancora. Prima bene. Alla mia prima notte a Fornburg in oltre due inverni. Voglio finire fradicio, vedere doppio e urlare alle ombre dei troll. E vuoi che anneghi in un mare di idromele con te? Sì. Noi siamo inseparabili, Drengr. Ora bevi. Faresti impallidire anche Thor. Dal bere al respirare, per te ogni cosa può diventare una sfida, fratello. Devo stare pronto. Questo è vero. È bello averti qui, Sigurd. Sì, tutto questo mi è mancato. Quando ho conosciuto Basim, gli ho raccontato le nostre storie. Ed è allora che ho provato un forte bisogno di tornare. Vieni. Questo ci porta al tuo dono. Questi uomini straordinari mi hanno fatto da guida nella loro patria, il Califfato Abbaside. Il loro clan non si fonda sul legame di sangue, ma su un'idea, una confraternita di ombre che esercita la sua giustizia. Nel tempo trascorso insieme mi hanno rivelato molti dei loro segreti e gliene sono grato. E ora... eccoti in dono uno di questi segreti. Un'arma per un guerriero eccezionale. Hitam mi sembra contrariato. Non sono meritevole di questo dono. Non si tratta di merito, Eivor. Si tratta di devozione al nostro credo e di apprendimento. Hitam, ti prego. Mentore, mi oppongo. Tutto questo è inopportuno. La lama è uno strumento sacro. Non idolatrare un pezzo di metallo, Hitam. Ciò che conta è lo spirito di chi ne fa uso. Avanti, provala. Posiziona la lama sotto l'avambraccio per nasconderla al tuo bersaglio. Non ho intenzione di nasconderla e preferirei non commettere il vostro stesso errore. Mi piace.
non è un errore. È un sacrificio volontario per provare la nostra devozione a... Un buon inizio, Eivor. Ma devi imparare a usarla con efficacia. Usciamo. È meglio non farsi vedere. Dopo di voi. Questo vostro clan ha un nome? Certo, ma tra le regole del credo c'è la promessa di non rivelare mai troppe cose agli estranei. Col tempo ne saprai di più, ma non qui, dove anche i muri e gli alberi potrebbero ascoltare. Non vedo l'ora. Ecco, lascia che ti mostri le tecniche basilari. Se maneggiata con abilità e attenzione, la lama può uccidere all'istante. Quando ti avvicini al bersaglio, decidi quando colpire. Il tempismo è tutto. Eccellente! Non ho mai visto una lama tanto affilata. Alcuni bersagli sono più difficili. Tienilo a mente prima di colpire. Discreto tentativo. Abbattilo dalla sporgenza.